Buonasera amici, benvenuti al venerdì doc del convento di Lonato. Non un venerdì qualunque, un venerdì speciale. È il venerdì in cui inauguriamo il nostro estivo e inauguriamo la nostra web radio, la prima web radio in un locale sul lago di Garda. Si chiama Ristoradio Convento, live in diretta tra poco. Ma è anche un venerdì speciale per questa ragazza che non vuole domande sconce, e per metterla in difficoltà le faremo solo domande sconce, partendo dalla prima, la più sconcia di tutte. Come ti chiami? Adriana. Quella risposta tranquillissima, sicurissima. Un'altra domanda sconcia: cosa fai qui? Mi sono sposata, faccio il matrimonio. Ti sei sposata e fai il matrimonio, spiegaci meglio, perché di solito è il contrario: prima si fa la festa, poi si fa il matrimonio. Mentre tu? Io ho fatto il contrario. Ha fatto il contrario, quindi è una rivoluzionaria, è una persona fuori dagli schemi, e ovviamente è vestita in bianco per l'occasione o perché fuori nevicava? No, pioveva veramente, però sposa bagnata, sposa fortunata. Beh, non piove neanche tanto, perché sennò avresti il vestito grigio, invece è lindo, pulitissimo, fresco fresco di lavanderia, e quindi sei in forma smagliante. Da dove vieni? Da Cantù, provincia di Como. La Cantù la conosciamo benissimo. E chi è il tuo sposo, ormai sposo, non più è difficile parlarti, perché di solito parliamo di futuri sposi, di quello che sarà, quello che arriverà, invece tu hai già fatto tutto, quindi chi è lo sposo? Antonio. E lui è qui con te? No, fate la festa insieme. Ma le notizie di Antonio fa caldo. Ah, è vero, l'hai vista la pubblicità quella lì, te la ricordi? Si sta scaldando anche lei. Però dai, diglielo, un Antonio fa caldo. Per noi, solo per noi. Però andò con un po' con la D. Non Antonio, con la D, dai, dammi una D. No, non solo D, andò. Ok, andò fa caldo. Dilla insieme, non è che sono la tua maestra di sostegno e ti devo imbeccare. Vai, girati. Antonio fa caldo. Va bene, lei lo dice così, tranquillità e in intimità. Allora, in bocca al lupo per questa, come la definiresti, questo post nubilato? Per adesso, bello. No, come lo definiamo? Perché dobbiamo trovare una definizione per questa festa. Post nubilato, post matrimonio, come lo vuoi chiamare? Un nuovo inizio. E allora festeggiamo anche noi insieme a lei il suo nuovo inizio. Un saluto a tutti gli amici della Web TV del convento. A tra poco, ciao.